Grande soddisfazione per questa vittoria difficile. Abbiamo incontrato Forlì e Udine, due delle tre big three di questo campionato, in casa nel giro di 2 settimane. Abbiamo ottenuto due vittorie importanti che ci danno fiducia. Per noi è la quinta vittoria in fila, è la sesta delle ultime sette. Questo ci dà fiducia, ci dà fiducia nel lavoro, ci dà fiducia individualmente, ci dà fiducia come squadra. Il mio primo pensiero va a tutti i tifosi che c'erano, che ci hanno sostenuto, che hanno creato un bellissimo ambiente, al nostro tifo organizzato. È bello alla fine vincere partite punto a punto, che puoi anche perdere, vincerla grazie anche al loro supporto, con episodi, e festeggiare insieme, perché vogliamo proprio contribuire a creare, un ambiente importante per questa stagione. Devo fare i complimenti ai miei giocatori. Così come mi fa piacere per la società, che fa tanti sacrifici, che ha fatto tanti sacrifici, li fa costantemente per creare questo tipo di ambiente, per poter creare una squadra competitiva. Quindi mi fa piacere per tutte quante le componenti, perché non abbiamo fatto niente, ma sicuramente queste vittorie e serate come questa danno fiducia nel lavoro, energia e entusiasmo per continuare, capendo anche qual è la strada da intraprendere. Per quanto riguarda la partita di oggi, ottimo impatto sulla partita, terza partita in una settimana, non era facile come non lo era per Udine. Bella energia, bel entusiasmo, siamo stati spumeggianti in attacco, soprattutto nella prima parte. Poi logicamente ci sono anche gli altri, giochiamo contro Udine, che è una squadra che ha messo in campo 10 giocatori oggi, profonda, costruita per vincere. E quindi alla lunga hanno rosicchiato qualcosa. Noi un po' corti questa sera, perché senza Visconti avevamo un giocatore da 25-30 minuti in meno, ma abbiamo mantenuto alta lo stesso l'intensità, coinvolto tutti, dando minuti anche ai ragazzi più giovani. Siamo andati un po' in affanno nella seconda parte, ma qui è venuto fuori, diciamo, il nostro buon momento di fiducia. Siamo rimasti concentrati sulle cose importanti. Abbiamo fatto delle difese nell'ultimo quarto molto valide, e nonostante il loro tentativo di recupero, poi è venuto fuori la lucidità in attacco e anche quel pizzico di incoscienza che viene dal talento dei giocatori. E in particolare Rodney Clark e Kenny Lawson hanno preso per mano, come incoscienza, come talento, la squadra nei momenti importanti, con quello che è il loro punto di forza, cioè essere realizzatori. Quindi bene, una vittoria che ci dà tanto entusiasmo.